Ciao Bettis.it, sono rimasto letteralmente stregato da Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, presentato in anteprima a Locarno, rivisto anche a Torino, festival dal quale sono dovuto scappare per tornare qui. E beh, è un film che è già nella mia top 10 del 2017, è una commedia, dramma, sentimentale tra intellettuali. Claudia e Flavio sono due professori universitari di letteratura e beh, la Comencini ha fatto un miracolo perché è un film contemporaneamente caldo e contemporaneamente freddo, è un film contemporaneamente femminile e contemporaneamente maschile, anche attraverso l'utilizzo del corpo androgino e bisessuale di Silvia Calderoni, che è una cosa che mi fa andare fuori di testa. Silvia Calderoni, tra poco ne parliamo di Silvia. Allora, tutto questo è un film dove c'è anche Eros, dove c'è sesso. Noi siamo un paese osceno e non più erotico da almeno 25-27 anni. Cosa ci è successo, come dice Al Pacino in Insider? Perché avevamo un segno nel Novecento: Bertolucci, Pasolini, Antonioni, Fellini, Brass, Cavani. Cosa ci è successo? In un'ottica eterocapitalista, fra poco parleremo di eterocapitalismo, in un'ottica eterocapitalista, perché il softcore e l'erotismo al cinema nel 75-80% dei casi è eterocapitalista, noi abbiamo commesso un errore clamoroso da un punto di vista economico, perdendo questo segno espressivo per cui eravamo noti. Albert Ferrara andava a farsi le pippe a New York con gli amici suoi quando usciva il Decameron di Pasolini. Ce l'ha proprio raccontata a Venezia quando l'abbiamo beccato chiedendogli che cos'è Pasolini per te quando portò in concorso il suo Pasolini. Questo noi eravamo. Perché l'Italia è un paese osceno e non più erotico da anni? Io ho delle teorie, ma è inutile che vi intristisco. E quindi è anche fondamentale tornare all'erotismo. L'erotismo manca dal cinema mondiale. In Italia è clamorosamente assente. Qui la Comencini che fece un nudo integrale di Margherita Bui, eccezionale nello spazio bianco, che è la più grande prova attoriale di Margherita Bui, dove non fa le faccine come mia madre di Moretti, dove è spigolosa, dura, sexy e potente come mai nella sua carriera, questa grande attrice. Bene, lo spazio bianco ha un nudo integrale di Margherita Bui. Lo spazio bianco presenta una donna spigolosa, dura, forte, pericolosissima, Margherita Bui. Questa è Francesca, l'ha diretto Francesca Comencini. E allora qua torniamo a questi due. Claudia è una che non depone mai le armi, Claudia è una ruspa, come dice l'amica sua Carlotta Anatoli, che è fantastica nel film. Claudia è estenuante, Claudia è fiammeggiante, Claudia è arrabante, Claudia è faticosa. È una donna che io ho incontrato nella vita, ed è scritta da Dio questa donna. C'è anche Laura Paolucci, che è una editor storica di Fandango accanto a Domenico Procacci, anche in sceneggiatura. E quindi Lucia Mascino, chi poteva farla se non Lucia Mascino, questa stranissima attrice di classe 1977 che appunto sembra che non abbia bisogno di noi maschi, sembra che sia immune all'obbligo eterocapitalista. E quindi Lucia è forte, perfetta, bravissimi nel casting. Accanto a lei Thomas Trabacchi. Thomas è più vecchio di 12 anni di Lucia, è del 1965, fa Flavio, questo professore universitario che è più riformista, laddove invece Claudia è una massimalista. C'è anche uno scontro politico tra i due sull'identità dell'università, sul futuro dell'università, molto bello. Insomma, è un filmone perché noi stiamo tra le paturnie, soprattutto di Claudia, perché il film sposa soprattutto il suo punto di vista, ma c'è anche la voce interiore di Flavio, eh? E poi ci sono delle immagini di repertorio che, cara Francesca, non dovevi mettere nel film, totalmente inutili, e quella è l'unica cosa che non mi è piaciuta, ma sono veramente dei frammenti. Vedremo questo film splendido, vedremo la storia d'amore tra Claudia e Flavio, come andrà a finire? Boh, gli uomini a un certo punto, noi uomini a un certo punto andiamo in giro con gli zaini, è vero, anche io. Mi ha fatto morire dalle risate questa cosa, perché è più comodo, è più comodo, come dice Flavio, incazzato nero, come dico anche. Anni fa andavo in giro con delle borse. Che mi è successo? Oppure, guardate come ci rincoglioniamo. E qua arriviamo. Allora, mentre il film sposa di più il punto di vista di Claudia, che è una che sta con quest'uomo, qua li vedete perché il film lo devono vendere in qualche modo, ma litigano tantissimo sti due. E
ci sono scene continue di lotta, di guerra dei sessi. La guerra dei sessi è un modo di definire questo tipo di commedia romantica. Questo è, che ne so, un dramma romantico, ma è romanticismo, romanticissimo. Infatti Claudia è proprio ossessionata anche dalla storia di Galeotto e Lancillotto, che racconterà da un altro punto di vista. E in un certo senso lei diventerà Galeotto. Galeotto, che è anche un sostantivo, che significa anche essere uno strumento per qualcun altro. Fantastica come idea. Claudia gli ho voluto un bene nell'anima. Flavio gli voglio bene pure a lui, perché sono un maschio di merda pure io. E effettivamente siamo tutti prigionieri della società eterocapitalista. Di cosa stiamo parlando? Silvia Calderoni, il nostro Ziggy Stardust, questa donna uomo elettrica, va bene, questa bomba atomica che Davide Manuli ha portato nel cinema underground dentro la leggenda di Kaspar Hauser. Andatevi a vedere Silvia che balla techno con Vincent Gallo, è diventato virale quella cosa su YouTube. Era già un mito del teatro, va bene, Silvia Calderoni, però grazie a Davide Manuli è entrata nel cinema con Kaspar, con la leggenda di Kaspar Hauser, e adesso io vedo Silvia in questo film. Silvia Calderoni fa questa spiegazione alla lavagna in aula, che è un sogno, una specie di sogno felliniano, però fatto da Kubrick, perché c'è una logica, una lucidità incredibile, ed è una delle scene più belle di tutto il 2017. E cioè la Calderoni, questo nostro Ziggy Stardust, questa nostra Tilda Swinton, questo nostro Christopher Walken cattivo di bersaglio mobile. Quindi Silvia Calderoni, in questa scena fantastica, onirica, spiega alla lavagna perché noi maschietti vinciamo sessualmente, economicamente, andiamo avanti oltre i 40, io ho 42 anni, e le donne invece crollano nel mercato eterocapitalista. È una scena geniale, guardatela, perché spiega tutto perfettamente. E chi meglio di Silvia Calderoni, che all'improvviso la Comencini la prende e le fa fare, no, questa presentazione, chi meglio di Silvia, che è così pericolosa, che è così spaventosa, no, nel suo modo di essere bisessuale, nel suo modo di essere transessuale, nel suo modo di essere veramente, appunto, Tim Curry di Rocky Horror Picture Show, mette paura Silvia. Soprattutto in un paese contadino e retrogrado come l'Italia, beh, la Comencini è un genio a usare la Calderoni in questo modo. Anche Roberta Torre ha preso Silvia e le fa fare una cosa, il Riccardo va all'inferno. Quanto mi piace Silvia, ma quanto mi piace anche Lucia, quanto mi piace Thomas Trabacchi. È un'occasione anche per loro due, sono due attori bravissimi che vediamo sempre in ruoli minori. Questo è un film maggiore per loro due, dove sono protagonisti di una strada d'amore fighissima. Se vi piace il cinema degli intellettuali che scazzano, e per liberarsi da un'ottica eterocapitalista, che è vero, forse il percorso saffico, forse, amiche mie, dovete diventare tutte delle lesbicone. E questo è molto affascinante ed è molto kubrickiano, perché questo film è lucidissimo come una lama di rasoio, allo stesso tempo però è anche esuberante e caldo e tragicomico, come il personaggio di Claudia, che veramente è un personaggio indimenticabile. Finalmente vediamo una donna nevrotica, finalmente vediamo un Michela Picella in un film donna. Quante volte siamo abituati in un'ottica eterocapitalista a vedere sempre il maschio essere l'eccentrico, il maschio essere lo scontroso, lo accettiamo nelle commedie romantiche, invece la donna non la vediamo mai in questo ruolo qui. Brava Francesca Comencini, questo è un grandissimo cinema rivoluzionario. Ciao Betteista.